Pronto? Pronto. Qui il comando del generale Cesare. Al telefono l'aiutante, perfetto. Qui il colonnello Togliusi. Ah, si dove, signor colonnello? Buon Natale. Devo parlare con urgenza al generale Cesare. Trattandosi di cosa urgente, io mi azzarderei anche di farlo. Se solo sapessi dove trovarlo. Grazie. È Natale. Cesare probabilmente continua a fare bisboccia in privato. Oh, non c'è da meravigliarsi. Ma si farà vivo. A mezzogiorno c'è la messa solenne per le forze armate. Come la mettiamo con Trieste? Fate urgente, vi prego. Sperate che il generale Broatta sia in sede oggi. Chi sta per affogare si aggrappa anche una pagliuzza. In ogni caso, mi pare si debba rimandare l'esecuzione. Sì, sono qui. Avete Trieste in linea? Bene, aspetto. Tanto non posso fare altro. Quando dovrebbero essere giustiziati gli appartenenti al comitato? Dopodomani, all'alba. Lo so anch'io che non mi rimane altra scelta che rimandare l'esecuzione. Ma l'ho già fatto una volta di mia iniziativa. Posso farlo una seconda? I partigiani detengono due nostri maggiori. O scambiamo il comitato con i maggiori, o facciamo dire una messa per le loro anime. Друже comandante, курір торпедо убієн на звершенню курівського задатка. Стой! Хай то делаш, хай то носиш. Malo razumije i malo ne razumije. Ti jarca, kaj sam ja zato jučer nosil glavu u ruksaku. Tu se Italijani šeću kak doma. Ne znaš da li su našli pismo? Ne. A što je s filmom koji torpedo nosio? Ništa nisam mogao saznati, druže komandante. Da ne bi. I crnu kavu buju pila gospoda. Ti nema briga, ja ima briga. Ima briga, da znaš. Ako našima iz komiteta samo vlas sa glave padne, ja sve ove tvoje počupam i nogi izriti. I tebi i oni majori. Dimnjačar! Pusti ga na miru. On je zarobljenik i s njim treba tako postupati. Pa kak ja postupam? Dosta! Zar uvijek tvoja mora biti zadnja? Kafenero, odnesi doručak zarobljenim oficirima. Ecco, il manifesto è pronto. Scritto a mano. Dove avremmo potuto stamparlo oggi? Mantenete costantemente la linea con Fiume. Signor, sì. Strigliate un po' l'aiutante del generale Cesare. Lo rintracci una buona volta. Sì. Guardate, vi prego, se è bene concepito. Una bella mano tremola chi l'ha scritto. Il comando della guarnigione del maggiore prigioniero venga assunto dal più alto ufficiale a disposizione. C'è già lì un capitano. No! Inviate un ufficiale nuovo. Signor, sì. Si sono tutti infiacchiti. Ora i maggiori ce li fanno prigionieri a letto. Che c'è? Novità da Fiume? Signor, no, è tutto come prima. Vieni. Signor colonnello, abbiamo il collegamento con Trieste. Sua eccellenza il signor generale Broatta in persona. Su quale linea, cribbio? Sulla prima. Levatevi dai piedi questo coglione, per Dio. Pronto? Parla il colonnello Togliusi. Quali novità del maggiore? Provvedete immediatamente uno scambio. Siete in contatto con i ribelli? No, purtroppo. Ma come mai? È il loro inviato? Freddato da una nostra pattuglia. Addosso gli sono stati trovati uno scritto con la proposta per lo scambio e un caricatore per Cina prese. Ma c'erano anche i dettagli relativi alle condizioni dello scambio? Signor, no, soltanto la proposta. Occidenti, bella reclame. Sono venuti interventi perfino da Roma. Capite, mi sono venuti a prendere a Venezia come un film poliziesco.
Il maggiore sarebbe l'ultimo rampollo di due famiglie dell'alta aristocrazia. I telefoni trillano in continuazione. Sentite, sentite, state a sentire. Vi sento, eccellenza, vi sento. Avete sentito? Sì, sì, vi sento, eccellenza. Eccellenza, chiedo la vostra approvazione al rinvio dell'esecuzione. Ma ce l'avete, l'avete per tutto. Provvedete immediatamente allo scambio. Signor, sì. Come avrà saputo così presto del maggiore di Ronaldi? Da chi avranno saputo a Roma? Le vie di servizio di informazione sono imperscrutabili. Venite qua un momento. Probabilmente avranno notato l'assenza di Ronaldi alle solennità natalizie e ci avrà fatto scalpore. Posso usare la vostra acqua di colonia? Servitemi pure. Fortuna che avevo appresso il mio necessario quando mi hanno catturato. Grazie. Prego. Come si dice pass in italiano? Come? Piazza, come si dice in italiano per pass? Ah, cane. Si può parlare con il vostro signor comandante? A nome? Maggiore Filippi. Ma no, nome per voi, nome per cane. Peggy. Peggy, si può parlare con il vostro signor comandante? Ba-so. No, tabacco, old cologne. Potete prendere. Avete denaro? Io denaro, lire. Peggy, voi a me la libertà, io a voi il denaro. Samo ti usciva i Peggy. Sa busti fino mi risala. Kai si vraga kriva ti za ovaj rat. Pronto? Pronto. Che casino c'è laggiù? Ma che cosa succede? Siate brevi per quella vettura che mi aspetta. Abbiamo dovuto differire l'esecuzione. Ma che cosa avete escogitato di nuovo? I partigiani hanno fatto prigioniero un nostro maggiore. Chi hanno fatto prigioniero? Innanzitutto il maggiore Filippi, comandante della guarnigione. E per questo ha procrastinato l'esecuzione. Questa è una guerra, signor mio. E il maggiore è personalmente responsabile delle proprie azioni. Favorite revocare immediatamente la vostra decisione. Che sua eccellenza il generale Broatta approva il rinvio. E come l'ha saputo? Ah, dunque gli avete telefonato. Sentite, colonnello Togliusi. È stata sua eccellenza a chiamarmi. Si tratta di un aristocratico. E chi sarebbe l'aristocratico? Quel miserabile di un maggiore Filippi? Eccellenza, signor generale, se mi voleste ascoltare... Non sapete presentare nemmeno il più elementare rapporto. Che cosa ha detto il generale Broatta, vi chiedo? Che c'è stato un intervento da Roma. Un intervento di chi? Non lo so, eccellenza. Un intervento da Roma. A favore di Filippi? No, signor, no. Del maggiore di Ronaldi. Ma avete detto che il maggiore di Ronaldi è stato catturato. Cosa c'è? L'automobile. Ma che aspetti? Pronto? 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 Cosa c'entra ora il maggiore di Ronaldi? È prigioniero anche lui. Ma avete detto che Filippi è prigioniero. L'uno e l'altro, Filippi e di Ronaldi. Eccellenza, pronto? Pronto? Sono qui. Filippi e di Ronaldi, dite? Prigionieri tutti e due. Prima non viene a sapere Roma, e poi io. L'abbiamo cercato tutta la mattina. Quale misure avete preso? Che cosa ha detto il generale Broatta? Ha convenuto sulla necessità del rinvio. Ah, sì. Giusto, certo, certamente. Rinviate immediatamente l'esecuzione. Avete preso i contatti con i partigiani? Il loro inviato era sulla via di Miesto, ma... Fatemelo pervenire immediatamente. È stato freddato da una nostra pattuglia. Addosso gli abbiamo trovato una lettera... Datemela subito.
e un caricatore per cineprese. Mandatemi anche quello, stabilite i contatti con i partigiani. Ma come fare? Domani mattina trasferite in automobile la loro delegazione a Fiume. Garantisco loro l'incolumità. Sarà una concessione provvisoria. Ma come stabilire il contatto? A domani mattina alle 11. E cercate di farmi avere tutte le informazioni. Me ne rendo responsabile. Signor generale, l'autista deve aspettare ancora oppure... Ma che aspetti, che crepi? E la messa di mezzogiorno? Ma lasciatemi in pace, andatevene con Dio. Che messa, che messa! Ho ben cos'altro da pensare io. Venite! Spedite a Roma il seguente telegramma. Intraprese misure atte a salvare Maggiore Di Ronaldi. Perché non scrivete? Dobbiamo rimandare anche il ricevimento dopo la messa. Ma che ricevimento? Ma che messa? Io sono un soldato che ha un dovere da compiere. Ma che ricevimento? Figuratevi quanto me ne importi. Rimandatelo. A quando lo devo rimandare? Quando che volete, a questa primavera, andiamo. Dunque, un telegramma a Roma, telegramma al Ministero della Guerra e uno al comandante, generale Broatta. Su, su, andiamo, muovetevi, muovetevi, svegliatevi, siamo in guerra se non lo sapete. Dunque, scrivete, intraprese, misure atte, a che il maggiore... Prigioniero? Il maggiore prigioniero venga scambiato con gli appartenenti al movimento comunista già giudicati e condannati. Condannati? Punto. Ad Alpine si invitano... Chi? Me lo chiedo anch'io. I parlamentari partigiani? No. Noi non riconosciamo i partigiani. Per noi sono ribelli, banditi. Non mi pare saggio però scriverlo sul manifesto col quale invitate gli stessi partigiani a parlamentare. Scrivete semplicemente i parlamentari. A tal fine si invitano i parlamentari. I parlamentari a presentarsi domani entro le 9 del mattino al comando militare di Miesto. Punto. Il comando locale del Regio Esercito Italiano. Io tralascerei quell'altisonante Regio Esercito Italiano. Avete ragione. Avvisate che oggi pomeriggio il passaggio attraverso il posto di blocco sarà libero per chiunque, in tutti e due i sensi naturalmente. Aggiungetelo sul manifesto. Entri ed esca chi vuole e quante volte vuole. Signor, sì. Fateci avere due caffè. Subito. Forse avremmo fatto meglio liberare uno del comitato perché portasse il messaggio. Scherzate. Dovreste bene conoscere i metodi usati dalla nostra polizia durante gli interrogatori. Nessuno dei componenti del comitato è in grado di percorrere un chilometro a piedi. E credete che loro si comportino meglio con i nostri ufficiali? Gedan! Va! Dirise! La sua miesta! Gedan! Va! Desno koljeno napred, lijeva ruka napred. Lijevo koljeno napred, desna ruka napred. Lijeva noga napred, desna ruka napred. Jedan, dva. Tako, pa vidimo sada vas. Mirno! Lezi! Pa prvo što sam znala u životu bilo je puzanje. Tišina, lezi! Padaš kao vreća. Milice, legni ko vojnik. Niže dupe. Dolje glavu. Jer ako te po njoj čvrkne, neće biti popravnog. Ne smi se. Tako vidiš. Pužeći naprijed. Jedan. Dva. Jedan.
Dva. Dobro je. Jedan. Dva. Jedan. Dva. Diži se. Mjesta. Dia al suo comandante che non c'entro con le forze armate. Io sono venuto a realizzare un documentario cinematografico per i servizi di propaganda. Io niente boom boom come questi. Niente. Questi bravi soldati italiani a Nicolì e boom boom. Un po' di dignità, signor maggiore, vi prego. Non dimenticatevi della divisa che indossate. Io ho capito tutto cosa tu parla con lui. Io ho capito tutto. Io e Cagusti per cantare o sole mio. Molim, druže Ljubo. Što ti hoćeš od njih? Nikaj, samo malo pripovedemo da im ne bude dosadno. Ostavi ih na miru. Čuvam. Jesi li čuo što sam rekao? Ma kaj se odmah ljutiš, druže Ljubo? Pa neko ih mora ispitivati, to su ratni zarobljenici. Mi moramo znati koga imamo u rukama. Kaj znaš, možda je tu i neka veća zverka. To nije tvoj posao. A čiji on? Rekao sam, pusti ih na miru. Jasno. Jasno. Samo to nije u redu. Mirno! Jarca. Nisam je ni taknula. Je, tak se rat ne more dobiti. Oko za oko, zub za zub. Dva. Jedan. Dva. Dobro je. Jedan. Dva. Jedan. Dva. Diži se! Onda, Viktor, kaj veliš? Nišim ja ne verujem. Ali zaozbiljno piše. Danas popodne može se slobodno kružiti. I onda bu jedan izišao i odnesao našima gore poruku. Talijani buju točno znali ko je taj. Kaj nema pravo? Imaš. Ne verujem, neće ću nikada zdarovima dolazi. Nek ovak bumo napravili. Idemo van. Tutti questi? A tutti, tutti, tutti. Pa je li žica otvorena ili nije? E libro ti ta vede van. Dove andate? Na plakatu piše nema žice. Pa kaj to onda briga kam idemo? Guardate un po' cosa succede. Incredibile. Tutti come uno solo.
Daj, klinac, pusti me na miru. Stoj tu do sutra, ali u logor bez lozinke nećeš. Dobro, onda lafet. Lokve, prolazi sad. Italijani su obnesili plakate po mjestu. Zakasnio si. Već i kafe Nero zna za razmjenu. Mještani nam javljaju da... Zakasnio si. Tu je vijest pred pola sata donio Rižan. Ja mislim, druže Ljubo, da bi taj naš... No, kada vi zovete? Pregovarač. Da, pregovarač. Da bi trebalo spavat negde blizu samog mesta. Jer ako jutro krene odavde, mogli bi Italijani otkriti naš logor. Imaš pravo, Riđane. A vezu između njega i štaba držat će netko od kurira. E, znam ja jednu zgodnu špilju. Nema ni pol sata od mesta. O nas dva groba. Našao si, a? A što ti zapravo radiš? Pa niš. Samo gledam kaj sve imam i kaj mi sve fali. A da, trebam nabaviti još dve bočice alge. Ljubo, a zakaj pušiš to smeće? Imam tu jednu kutiju drine viška. A, ne pali. Ti ne dolaziš u obzir za pregovarača. Pa niš, ja samo govorim. Ja govorim o cigaretama. Pregovarač je, zna se, profesor. Comandato da Sua Eccellenza il signor generale, porto il caricatore cinematografico e la lettera relativa allo scambio. E, Marco, kaj delaš? Iz cijele čete smo skupili sve najbolje, jasno? Onda može nešto i o tebe. Profesore, da? Čuvaj glavu, pa budu sačuvali kapu. Ajde, ajde, ne veliš ti to zbog kape, nek zbog svoje petokrake. Ja. Jasno, ajde, Ljubo nema takve. Dajte. Opala, fino. Da, ali trebala bi neka potvrda da su zarobljeni majori živi. Da ne blefiram. Da pošaljemo kafenera. A što ako pobjegne? Da ne bi meni Riđanu pobega. A tko govori da ti nekud ideš? No, pusti. Neka idu Riđan i on kao osiguranje. Hvala, druže Ljubo. Ali neka je ovo posljednji put, znaš. Posljednji, druže Ljubo. Vidi, vidi. Imaš opet novu metalnu petokraku. Ja? Uvek se nađe kad treba. Budem i tebi jednu nabavil. Ili buš čekal da ti je Riđan nabavi. Piši dalje, molim te. Druže Ljubo, žal mi je kaj me nisi pustil da prišrafi malo onog paradnog majora. Možda bi doznali kakva je ptičica. Komandant, garnizona je naš adut. Piši dalje. Ne, čekaj, čekaj. Prko, daj mi krepu, molim. Ma ne, što, krp. E, to da, daj čizma. Čusti malo. Diži glavu. Daj. Tako. O, no prejako, prejako, drugog moja. Si čula? Prejako. Zave mora biti tak stegnut da drži, a da krv može slobodno cirkulirati. Jasno? To je preslabo. No. Ali zabite strpljivo. Ajde, još jednom iz početka. Ja nisam postao doktor za 3 dana, ne? Ne budete ni vi bolničarke za jedno popodne. A tek kad vide krv, drug moj, a? A ti šuti. Krv je tekućina kojom je ispunjeno naše telo i niš drugo. Jasno? Druže, doktore, kaj? Molim vas samo trenutak. Jer, dakle, Lea, vi ste tak banuli u sobu kak da vas neko voli. Doktore, oprostite li, hitno je, došao je Dimnjačarev kurir. Kaj? Dimnjačarev kurir? Da, donio je poruku. Je, pa ne razumem, kaj Dimnjačar ni kurir? Da, ali ovaj kurir... Je, pa kaj za to? Kurir šalje kurira. Doktore, ne znam, naši idu sutra na pregovore s Talijanima, zarobili su 2 talijanska majora. I kaj se to nas tiče, ne? Da, ali Dimnjačar će pokušati od Talijana da dobije nešto lijekova. Kaj? Dimnjačar bu pregovarao s Talijanima? Ne, profesor. I kaj onda ima s tim Dimnjačar? Hoće čovjek pogledati koliko je sati, a sat pokvaren. Pa ne ide to, brate. Prsan je pokušao popraviti oprugu na mom satu, ali ništa.
Evo ti moga sata. Pa to je brko Jastrebov dar. Možeš li se odvojiti od njega? Kad dimnjačan za opću stvar može dati svoju petokraku, mogu ja i ovaj sat. Ti si komandir osiguranja. Redo. Povedi jednom desetinu omladinske i smjestite se u Riđanovo skrovište. Vezu se s Pabom udržavat ćete preko kurira Vihora. A kad budu dogovoreni svi detalji razmjene, poslat ćemo vam zarobljene majore. Druže, komandante, drug profesor spreman za inspekciju. Kaj si opet zamislio? Kakva bolnica? No, boli te briga. Daj sir to piti. Iz bolnice. E, baš su mi ti zapovedljive zadatke. Kam ideš? Kaj te briga? Šta je, profesor? Ne možeš spavati? Steže me remenje, steže me nova uniforma. Ne usuđujem se ni sjesti, ni leći da je ne bih uprljao ili izgužvao. Ako vidiš nekog od naših, pozdravi ga. Možda budem imao sreću i vidim Inu. Ja sam je volio, iako je u mom razredu provela samo jednu školsku godinu. Pozdravi, ako je vidiš. I to je sve. Obojica znamo da je nećeš vidjeti. Šteta. Pokazao bi joj i tvoj sat kad bi je vidio. I to bi bilo dovoljno. Bilo bi. I ovo je noć već jednom morao doći kraj. Tebi je bila duga? Najduža u životu. In nome di sua maestà Vittorio Emanuele III, po milosti Bozioi i voli nazione, re d'Italia e Albania, imperatore d'Etiopia, su osuđeni na smrt streljanjem. Čedo Janičević, Mika Kozdrijević, Luka Velkanik, naznanije osuđenim dano u zatvor u mjesto 26 dicembre 1941. L'esecuzione se odgađa do daljeg.
smete samo tak doći reći, bumo se menjali. I znate, sad kad nam je već i taj drugi major pal kak s neba, ne morate ga samo tak dat. Ljubo kaže... Ljubo, Ljubo, pa ne bumo svaki dan imali majora, ni svaki dan Božić. Neka vam daju za njega lekovi, razmete. A zna li Ljubo za to? Pa ne mora Ljubo sve znat. Eto tak, sad je u redu. Ima britva, ja vam bom pomogao. Je se sjećate kako su se svi plakali za doktorom? A? E sad imamo doktora, nemamo lekove. A odakle ti to znaš? Aj, aj, evo tu ste se posekli. Bumam dal malo novinskog papira, to lepo zaustavlja krv. Čekajte malo. Dobre, tako. Niš ja ne velim. Ak ne bu prilike nikome niš. Ali ak vidite da su Italijani zagrizli, a vi njima papir pod nos. Evo, ovi nam lekovi trebaju. A odakle mi taj papir? Kaj vam ga niz dal? Ne. Ne. Pa tu je. Evo tu sve lepo piše. Onak kak vi volite. Nerazumljivo. Vi prego di consegnarmi la vostra arma, signore. Non sono armato. Permettete allora che vi perquisisca. Non permetto niente. Ho detto di essere disarmato e tanto basta. Ma io ho l'ordine di perquisirvi. Siete il parlamentare scelto dal comando superiore italiano? Signor, no. Accetterò d'essere perquisito dal parlamentare. E solo al momento dell'inizio delle trattative. Naturalmente, anch'io perquisirò lui. Queste sono formalità, signore. Le formalità devono valere per tutte e due le parti, o per nessuna. Permettetemi di consultare i superiori. Fate pure, aspetterò. Mi autorizzate a riferire che non desisterete del vostro atteggiamento, anche se per questo le trattative dovessero fallire prima di essere iniziate. Sicuro. Non ti hanno riconosciuto? Sì, ma si vergognano di me. L'equivoco è chiarito! Per me non c'erano equivoci. Vogliate seguirmi? Fermi.
Accomodatevi. Che cosa aspettiamo? Ma io non so. Madonna, andiamo allora, andiamo. Sì, subito. Salite. Alle 11 dovete essere a fiume. Io ho aspettato 5 minuti. Ora dovete aspettare voi. Sarò puntuale. 5 minuti. Possiamo andare. Via! Cosa pretendono i ribelli in cambio? La lettera è in corso di traduzione. È così? Tra 10 minuti ne conosceremo il contenuto. Ah, grazie. Il nostro maggiore passeggia sui campi di operazioni come se si trovasse in una pacifica tenuta nobiliare inglese. Ha una bella camera. Mm-hmm. Un vaso cinese, a quanto pare. Sì, interessante. Dai. Il lampadario moderno. Una cornice fiorentina. Il nostro maggiore è un raro esempio di... Di idiota. No, questo non l'ho detto io, eh. Comunque è una personalità per la quale interviene anche Roma. Lo stesso Duce. Ma la constatazione rimane. Ha ragione, eccellenza. Che
quando quei banditi lo impaleranno sulle montagne, comprenderai che questa è una guerra spietata e non una dilettevole scampagnata. Purché sia ancora vivo. Ci mancherebbe altro, accidenti. È il primo. Va a vedere il secondo. Ma guarda, il terzo. Beh, finiamola. Fate luce, per favore. Credo che ci siamo capiti. Dobbiamo essere pronti a pagare qualsiasi ricatto per questo eroico maggiore. Anche l'intero comitato di partito? Tutto quel che pretendono. Tanto l'offensiva che stiamo preparando li cancellerà completamente dalla faccia della terra. Rimet, generale. Eccellenza. E che ne sarà del maggiore Filippi? E chi è questo lì? Quell'altro maggiore, l'ex comandante della guarnigione di Gerovo. Ah già, l'avete voi detto stesso? Ex comandante. Cercheremo di trovare una maniera per un scambio, ma senza insistere eccessivamente. È sempre stato timido con i ribelli, per non dire simpatizzante. Trebala bi gore do prevodioca gospodina Jože Kondića. Chi? Jože Kondić. Ah, signor Kondić, aspettate. Signorina, favorite di sopra, secondo piano, stanza 23. Il signor Conde ci aspetta. Sì, grazie. Prego. Smetamli. Ma ne, non govora. Zraka sunce u ovom jutru. Pretjeruješ s komplimentima kao uvijek. Do duše, dogovorili smo se da te posjetim poslije Božića, ali pošto sam prolazila ovdje... Nisi izdržala da mene posjetiš. Izvoli, sjeti. Eto, vidiš, to ja zovem kompliment. Pa, kako si? A, ne pitaj. Zašto? Ludnica. Imaš puno posla? Partizani uhvatili dva majora, pa sad hoće zamjenu. Dobro da ne znaju koga drže u rukama. Jedan od njih je aristokrat. Rim intervenira, duče osobno. Nisam ti rekla istinu. Molim? Dođi da nešto vidiš. Vidiš onog čovjeka? Prati me već dva dana. Tajna policija. Tajna? Pa ina, pa valjda znaš u kom vremenu živimo. Pa velikom, tako si ti bar rekao. I ratnom. Ne uzbuđuj se, tako je to normalno. Izvoli. Hvala. Policija je u svakoj državi uvijek iznad sviju. I mene prate bez brige. A tebe su valjda vidjeli sa mnom i eto. Hvala ti, sad si me zbilja utješio. Pa ako nemaš što sakriti, onda se i nemaš čega bojati. Ako nešto skrivam? Neku veliku tajnu? Da. Srce ne zanima tajnu policiju.
voleva salutarvi. Lo so. Una cospiratrice. No, è una mia ex allieva. Incantevole. È corrotta, temo. E questo chi è? Viene con me. E perché fa partecipare alle trattative un soldato italiano prigioniero? È venuto con me e con me rimane. Va bene, non ne faremo una pregiudiziale. Sono d'accordo. Andiamo, accomodatevi. Non capisco la vostra lingua, ma penso che le vostre credenziali siano in ordine. Le vostre non lo sono. Perché, scusate? Manca il timbro. È proprio necessario. Quelli che guardano le formalità siete voi, mica noi. Il timbro, per favore. Sì, sì. Accomodatevi, prego. Grazie. Signor, scusate... Come devo chiamarmi? Signore, sarà sufficiente. Penso che... So che cosa pensate. Anch'io mi limiterò a chiamarvi signore. Non mi intendo di galone. Io sono colonnello. Io sono professore. Tutto in ordine ora? Per ciò che mi riguarda, possiamo incominciare. La cattura dei nostri due ufficiali costituisce un atto banditesco. Perciò... Sotto l'aspetto giuridico, la nostra richiesta è pienamente giustificata. Liberate gli ufficiali e noi rinnoveremo l'istruttoria e il processo agli appartenenti del vostro comitato. Se insistete sulla giustizia e sugli aspetti giuridici, signor colonnello, posso garantirvi che il processo ai vostri due ufficiali sarà condotto secondo le norme della nostra legislazione. Che cosa, scusate? Volete processare gli ufficiali catturati? Così come voi avete processato gli appartenenti al nostro comitato. E la sentenza è nota. Voi avete delle leggi? Si potrebbe conoscerle? Da quanto mi è noto, i membri del comitato sono stati giudicati da una corte marziale. Per quanto ne so, inoltre, la legge sulle corti marziali è costituita da pochi paragrafi. Leggetevi la vostra, dunque, e conoscerete la nostra. Sono aspre le vostre parole. Anche la vostra legge sulle corti marziali è aspra. Temo che siamo scivolati su un terreno pericoloso. Vi prego di scusarmi un momento. Fate pure. Dunque? Sarà dura, molto dura. Ah, come ci aspettavamo. E che cosa pretende? Lui? Sì? Aspetta. Che cosa aspetta? Siate più chiaro, signor colonnello. Aspetta che io dica ciò che noi pretendiamo. Lampeggia? Sì, anche da sopra stanno facendo la guerra. Che piacere. Uno scambio? Vedete un'altra soluzione. Ci tenete tanto alle persone di questo comitato? Ogni nostro uomo ci è caro, appartenga o meno a qualche comitato. Siamo tutti soltanto dei soldati, semplici soldati della rivoluzione. Non mi pare che questo non sia il luogo ideale per le grandi frasi. È una semplice citazione, ancora del tempo della rivoluzione francese. Essendo professore,
Qui siete in vantaggio. Grazie. Non ci tengo a nessun vantaggio. Per quando proponete lo scambio? Per quando volete. Quanto prima? D'accordo. Per domani a mezzogiorno. Gli ufficiali stanno bene? Sono stati maltrattati? Rispondi liberamente. Anche se io non chiederò la stessa cosa dei nostri uomini. Sono vivi e sani e non sono stati maltrattati. Soddisfatto? Come? Non volete chiedermi dei vostri? Ne varrebbe la pena. Sono vivi. Non ne dubito. Una fucilazione dimostrativa di cadaveri non avrebbe avuto nessun effetto. Stanno bene? Hanno subito un procedimento istruttorio. È tutto quello che posso dirvi. Li avete già curati con questi farmaci? Serum antitetanico, un nuovo tofan. Li avete curati? No, ma... Allora li cureremo noi. Volete anche questi medicinali? Nei quantitativi segnati. Trebalo bi javiti našima za tog majora da je velika zvijerka. Za njega mogu dobiti sve što žele. Da. Hvala, ali u buduće izbjegavajmo susrete na ulici. A vijest? Otići će još danas. Ne bi imalo ni smisla da se ponudim da je ja odnesem. Ovdje se moramo rastati. Zdravo. Strpi se još malo. Je li to sve što mi imate reći? Avrete i medicinali. Ora non ci resta che concertare i termini dello scambio. Lasciate a noi la proposta. Suppongo che abbiate maggiore esperienza in proposito. Bene. Durante tutto il giorno, nel raggio di 10 chilometri dal luogo dello scambio, non deve sparare neanche un fucile. Noi li risparmiamo sempre i proiettili. Signor professore, ora non vi parlo ufficialmente e voglio dirvi che mi dispiace molto di non avervi conosciuto prima, in altre circostanze. Peccato che me lo diciate sulla mia terra. Esistono faccende, voi lo sapete, che esulano dalla mia competenza. Ora vi prego di farmi l'onore di pranzare con me. Beh, siccome dubito che mi permettereste di passeggiare liberamente per Sushak, accetto l'invito. A tavola potremo concludere i dettagli. Prescindendo dalla passeggiata per Susa, posso fare ancora qualche cosa per voi? Dite davvero? Sì. Ho un orologio, un ricordo. Ah. Purtroppo i nostri orologiai non sono in grado di ripararlo. Potreste provvedere? Certamente. Thank you.
conoscete il professore? È stato il mio capo classe. E come mai allora vi trovate da quest'altra parte? Potrei spiegarvi. Non mi interessa. Ma sono certo che ora non vi sentite troppo a vostro agio. Kai mam neka i na nosu. Plakati. Jarca, kakvi plakati? Poternica, kaj se ne sećaš? Za tobom i za mnom, s fotografijama. Aha, sad sam se setil. E pa sad imaju lepu priliku da nas vide uživo. Signor professore? Signor colonnello? Noi siamo pronti. Noi pure. Fate avanzare quelli del comitato. Anti, Jarca, pogledaj kak zgledaju. A meni Ljubo nije dal da ispituje majore, a kamo li da im opalim koju pljusku reda radi. Mir. Pravi ima dimljačer. Mir. Privedite zarobljene italijanske oficire i vojnika. Zdravo, Miha. Zdravo, dimljačer. Kak si, Luk? Tak, tak. Ti, Čedo? Vidiš. Vidim. In armonia con le clausole dell'accordo stipulato in precedenza tra le due parti, si effettua lo scambio degli agitatori comunisti Mio Kostrievitz, Luca Velkanic e Cedo Janicevic. Avanti, avanti! In base alle clausole dell'accordo sullo scambio, nessuna delle due parti deve oltrepassare questa linea di confine. Kai? Linea? Sì. To granica? Sì. Questo è confide. Ti prego di attenervi ai patti. Kaže da biste se trebali držati dogovor. Ne verujem da me budete razmeli. Ali ja sam na svojoj zemlji, razmete. Diče che è sulla sua terra. I zaka ja onda na svojoj zemlji ne moram preći liniju koju ste vi povukli? Questo è un problema che riguarda voi. Bravo, tu vam skidam kapu. I mi to bumo rešili uskoro, budete videli kak. Ili možda ne budete vidjeli, jer uskoro tak budete bežali. Još nekaj da vam velim, caro colonnello. Vi mi niste vratili 2.000 lira koji su vaši bravi soldati digli iz moje kuhinje. Ti, Jarca, da se sretnemo negde nasam. Dimljača! Kaj je? Jesi sve rekao? Jesam, za sad. Ti, kritičar, ko je onaj tamo? Koji? Ona je u civilu. Špija. Ti ga poznaš? Ko njega ne zna. Išao je u našu gimnaziju. Ma vidi. I prigionieri di ambele parti passino contemporaneamente la linea. Čekaj! Che c'è ora? Dajte nam tog špijuna. A ja vam dam psa za njega. Nisam ja špijun. Ak nisi špijun, onda ti je tu mesto. Nisam ja neprijatelj. Prelazi onda. Nisam ja za vas. Nego za kog si? Che cosa succede ancora? Vogliono che vada con loro. Sì. E andate allora. Ma io non voglio andare. Non voglio andare. Neću. Dobro. Onda bumo pričekali. Čuj. Ima ljudi koji nikako ne pristaju na ovu stranu. S tim se moraš pomiriti. Nisam ja ni misli da on dođe simpa da se bori. Nek da mu sudimo. Razmeš? Dimnjačar. Kaj dimnjačar? Nema niš dimnjačar. A ga ne predaju, nema niš od razmene. Neka ga daju kak dodatak, a ja im dam psa za njega. Kaj hoće? Nemoj se tvrdoglaviti. To nije bilo dogovoreno. Ak nije bilo dogovoreno, sad je dogovoreno. Inače nema ništa od toga. Avanti!
misliš? I njemu je jasno da Talijani neće pristati. Ali dimnjačar ne bi bio dimnjačar. Prošlo ga je. Popušta, kaže, zbog drugova iz komiteta da ne mrznu ovi. Hvala Bogu, prošao je čitav sa. Signor Colonello, possiamo effettuare lo scambio. Signor Colonello? Questi sono i medicinali. Da noi, tra il popolo, non si usa mai ringraziare per le medicine ricevute, perciò scusate. Capisco. Arrivederci, caffè nero. Signor professore. Signor Colonello? Avete dimenticato qualcosa? No, non ho dimenticato, ma si trattava di un favore personale. Si era rotta la mola. Avevate ragione. L'hanno sostituita. Vi ringrazio. L'orologio mi ha garantito che durerà almeno fino alla fine della guerra. Beh, gli orologi resistono più degli uomini. Questo ha già resistito a una guerra. Signor professore. Signor Colonello. Grazie, signore. Grazie. Buon santià, signor. A cai su crive životi niente, arca. Ako se uzme prav za prav, drugovi, ja znam da nisam uvek u pravu. Uzimao sam od Plemenčevića 100.000 arki mesečno. Drug Miha je rekala i Ljubo da se to kosi sa našom linijom. Ali drugovi, kam sam ja te novce metal? Je bi se jako začudili ako vam ja velim da sam kupoval šibice, alge i druge namirnice. Ili možda bolje ovak? Mogu li ja nekaj pitat? Možeš. A ne, ne, pustite te svoje trikove. Zakaj? Kaj su vas Talijani možda u zatvoru hranili sa cigaretama? A? Drugovi, ja sam htjel pitat, da li se mi borimo da pobedimo ili da ne pobedimo? Naravno, zašto bi se drugo borili? Da pobedimo neprijatelja. Da,
Stranog i domaćeg. Bez razlike. Tu sam vas čekal. Poslije mi morate reći kam spada Plemenčević. A sad mi recite gdje se ja borim protiv neprijatelja. Naravno. I onda? U čemu je stvar? Znaš u čemu? Ne. U vremenu. Trčiš ispred njega. Druži, komandant. Što je? Stigao je kurir sa sušaka, nosi hitnu poruku. Gdje? Eno, zaustavila ga je straža. Komandante, ovaj čas sam stigao poruka sa sušaka od Slavka. Ipak sam ga uspio popraviti. Jesi li se namučio? Dobar je topiš, to šteta bi bilo baciti ga u starog voža. Druže, komandante, molim. Moram ti nešto priznati. Hajde, reci. Mi smo od Talijana tražili i lijekove. Lijekove? Da. Ja sam tražio. A tko se sjetio? Ja sam se sjetio. Slabo lažeš, profesor. Dimnjačar, jeli? Ali ja sam pristao. Dobro, onda ću ja tebi nešto pokazati. Ovog je časa stigla ova poruka sa sušaka. Sa malim zakašnjenjem. Dimnjačar je bio na pravom tragu. Dobro je njušio. Tirao Naldije aristokrata. I što kažeš na to? A mogli smo to saznati bar od kafenera, samo da smo ga pitali. Ko zna što smo sve za Bironaldija mogli dobiti. Svakako mnogo više. Ali ovako je dobro. Riđene! Ti boga, jesi li to ti? A ne kaj? Pa... E, dobro? Pa gdje ti lugarska uniforma? Pšt, tajna. Dimnjačar je bil posvađan s tom mojom uniformom. A odakle ti nova? E, to je još veća tajna. Boli me briga. Profesore. Šta je, izbjegavaš me? A sada kad je sve prošlo, osjećam umor. Ajde, udari slobodno. Umoran sam. Jesi li vidio Inu? Ne možeš je zaboraviti. Jesi li je vidio? Dao bih ne znam što da je nisam vidio. Prema tome, ako itko treba doživjeti priznanje zbog ideje i akcije oko razmjene majora, onda je to Dimnjačar. Spas komiteta zavisio je od njega. Primi naše srdačne čestitke. I naše. Što je? Drugovi, oprostite. Samo sam isprobao da li je pištolj ispravan. Jarca, ko je sad to? Ti boga. Si videl, ha? Drugi čovjek. A kaj bum sad? Zakaj? Pa predugo sam te gledal u lugarskim krpama. Rađe ih ti opet obleći da znam s kim se svadim. Druže, komandante. Molim 2 dana dopusta. Molim? Pa ja molim. 2 dana dopusta. Jesi li ti kad čuo za dopust u Partizanima? Za mnogo toga ja nisam čuo u Partizanima. U redu. 2 dana. Hvala, Ljubo. Hoćeš li 3? Kaj? Ti mene samo tak puštaš. Kaj ti više nisi potreban? Sretna nova godina!